Sono stato in ferie e per la prima volta nella mia vita sono stato in Sardegna, per la precisione a Porto Torres. E intorno a me era tutto pieno di colori, casette meravigliose e questa luce bellissima che filtrava in mezzo alle case. Insomma, era tutto splendido. Potevo farmi scappare questa occasione? Ovviamente no. Quindi mi sono messo la GoPro sul petto e partiamo insieme per un nuovo street photography. POV un po' particolare, stavolta in terra sarda. E benvenuti ragazzi in questo street POV un po' diverso dal solito. Come forse vedete, non siamo nella mia solita città, Genova, e non siamo neanche a Milano, dove ho già scattato tanto. Quello infatti è Torre Aragonese e siamo in Sardegna. Più specificatamente siamo a Porto Torres. Io sono in vacanza, ma ovviamente mi sono portato un po' di attrezzatura e volevo fare, se riuscivo, un piccolo street POV in un posto molto diverso, anche per conoscerlo un pochino meglio. Quindi andiamo insieme ad esplorare e a perderci per le vie di Porto Torres. Ogni tanto ci vuole un pochino più di calma per catturare delle scene come le intendiamo e ogni tanto facendo street non riusciamo a catturare le scene come vogliamo. Fa parte del gioco. Fotografare per un posto che non si conosce o che si sta direttamente esplorando per la prima volta, come nel mio caso, è molto complicato. Perché non sai dove cade la luce, non sai quali strade è meglio percorrere e quali no, sia in termini di scene che potresti trovare, sia in termini proprio di quanto mi sento sicuro a percorrere quella strada. Penso che però faccia un pochino tutto parte della street in sé. E che in realtà sia anche un modo molto molto bello, molto interessante per scoprire un posto nuovo. Io sono qui a Porto Torres da quasi una settimana e ho già fatto tante cose. Ho fatto pochissime foto e non ho praticamente utilizzato la fotocamera. E volevo riscoprire un pochino Porto Torres e
e cercare di catturare la sua calma e le sue casette colorate con la mia fotocamera. Quindi vediamo se effettivamente riusciamo a fare questa cosa qua. Forse vedete anche dalla GoPro, Porto Torres è molto colorata. Sono queste casette tendenzialmente molto piccole, super colorate, sono molto interessanti da vedere, ma sono anche molto difficili da valorizzare, perché spesso si alterna una casa come questa, quindi molto colorata ma anche tenuta bene, a una casa come questa qui, quindi in ristrutturazione, magari lasciata un pochino in decadenza, e non è sempre facile trovare gli spunti giusti per valorizzare questa cittadina. Da questa scena potrebbe effettivamente venire fuori qualcosa di molto minimal, con queste due linee guida, la panda bianca, lo sfondo bianco e il cielo terso. Vediamo un po'. Io, senza saperne leggere né scrivere, proseguirei su di qua. La luce è molto carina perché arriva tutta da sinistra, e questa luce comunque abbastanza morbida delle 9 del mattino è molto bella perché filtra tra le case e resta comunque abbastanza calda e si scontra contro queste case molto molto calde, molto colorate. I soggetti non abbondano. Davvero molto contento di aver portato con me la Sony A7 IV, di cui parleremo molto molto presto sul canale, e il 28-75, quindi un obiettivo zoom,
E dico questo perché io essenzialmente sono in vacanza, quindi non volevo portarmi dietro uno zaino super pesante con 1 milione di chili di attrezzatura che poi non avrei utilizzato. Quindi questa scelta, per quanto mi riguarda e quello che mi ha dato finora, è stato il miglior compromesso in assoluto. Ecco, questi sono i giochi di luce che intendevo, che volevo fotografare. Questi riflessi sulle case super colorate, che a me piacciono veramente, veramente tanto. Ragazzi, io mi sono divertito da morire a realizzare uno street photography POV molto diverso dal solito, in un posto del tutto nuovo per me, con geometrie, colori e culture molto diverse da quelle che sono solito trovare e fotografare nella mia città natale, Genova.
È stato complicato scattare in un posto nuovo e sconosciuto, perché era letteralmente tutto una scoperta. Le strade, le usanze, anche il come cadeva la luce erano caratteristiche difficili da prevedere e questo mi ha portato a scattare tanto di pancia, catturando l'attimo che avevo davanti, che fosse una situazione interessante o un'azione particolare, ma non ho pianificato le fotografie che volevo portare a casa. I colori sono sicuramente uno, se non il nodo cruciale, di queste fotografie. Le case di Porto Torres, come avete visto, sono tendenzialmente molto basse e coloratissime. E questi colori pastello, molto accesi, colpiti dalla luce che filtrava, restituivano un'atmosfera molto rilassata, ma molto vivace e frizzante, che si prestava molto bene per incorniciare delle figure umane e delle fotografie. Come vi ho detto anche prima, ho avuto tantissima difficoltà nel trovare dei soggetti che ritenevo interessanti dal punto di vista fotografico. Non conoscevo Porto Torres e l'essere uscito di prima mattina non mi ha aiutato, non è stata una grande mossa, perché in giro c'erano davvero poche persone e quelle poche che c'erano erano a piccoli gruppetti, il che rendeva il tutto un pochino più complicato da fotografare. Nel complesso penso comunque di aver portato a casa qualche fotografia interessante, soprattutto per l'ambiente e per i colori meravigliosi. Quindi ora chiedo a voi, qual è la vostra fotografia preferita di oggi? E soprattutto, vi piacerebbe un ipotetico format di questo tipo, dove provo a fare un po' di street in POV con la GoPro, in varie città o regioni diverse? Per me sarebbe indubbiamente una sfida gigantesca, ma voglio sapere cosa ne pensate voi, perché ci si può lavorare. Ragazzi, come sempre vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui e quindi ricordo di iscrivervi al canale e che giù in descrizione trovate tutti i link utili con l'attrezzatura e ovviamente con il meraviglioso canale Telegram per rimanere sempre super aggiornati e dove trovate qualche spoiler, link utili e qualche ro interessante ogni tanto da editare. Grazie per essere stati con me e alla prossima!